gentlemen. Mesdames et messieurs. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di RadioSaiuz.it abbia inizio. Via! E buonasera, come ogni lunedì qui su www.radiosaiuz.it, qui vi parla Priscilla come sempre con i due compari più uno e come sempre, anzi come quasi sempre, abbiamo anche un ospite che però vi presenteremo tra poco. E sono le 22.03, partiamo come sempre puntualissimi grazie al nostro testa di caso. E allora, ciao testa di caso, come stai? E ciao cara Priscilla, saluto tutti quanti, tutto il condominio di Radio Saiuz, saluto il nostro ospite che, di cui non svelerò il nome. Ma che dirti, io rispetto alla settimana scorsa sto decisamente meglio, poi quella maledettissima emicrania è passata. Un po' dispiaciuto invece a livello, come dire, di fan. Purtroppo, raccontaci. Purtroppo oggi è arrivata la notizia che l'attore Ronald Lee Hermey, i più lo conosciano come il sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket, ci ha lasciati. Aveva 74 anni. Purtroppo non dico che era troppo vecchio ovviamente, però è brutto, però è dovuto comunque a complicazioni per via di una brutta polmonite che l'aveva colpito, quindi dispiace anche perché era un attore, però quel ruolo gli era venuto particolarmente bene perché era stato realmente un istruttore dell'esercito nei Marine, quindi la cosa l'aveva aiutato non poco. Un condoglianza alla famiglia. Mi tengo la parola per fare il mio piccolo cappello introduttivo al mondo, anzi alle varie radio che accumulano, che fanno parte del network di Radio Saiuz, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modano e Radio, poi le ultime tre, come mi piace dire, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indy. Inoltre ci si può seguire sempre sulla nostra pagina Facebook di Radio Saiuz, dove la chat è sempre aperta e io consiglio caldamente di porre tutte le domande, di scrivere, se avete dubbi, richieste, non abbiate paura, timore, non è mai stato mangiato nessuno, quindi fatelo. Inoltre ci si può seguire sulla nostra web TV di Radio Saiuz al www.radiosaiuz.it, anche lì la chat è aperta e consiglio caldamente di scrivere. Ne avete due, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta in questo caso. Ricordo come sempre il nostro Media Center al www.saiuzmedia.it, dove si possono recuperare, come dico sempre, tutti i programmi che sono passati o che passano in Radio Saiuz. Basta entrare al login, basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e il gioco è fatto, come dico sempre. Quindi si può veramente sbizzarrire con tutto quello che, con tutti i vari format passati e presenti. Ovviamente vi direi anche futuri, ma non è ancora così, non abbiamo questo dono per ora. Che dire, cara Presci? Io ti ripasso la parola, a te comunque. Allora, intanto complimenti come sempre, caro testa di caso, per lo scioglilingua che riesce a dire tutti lunedì sera, Radio Indie, Radio Isso, Radio di tutto e di più, io veramente non so come fai, veramente... Questa dovrebbe essere la nostra vera sigla, cioè veramente dovremmo fare un remix di queste cose, metterle insieme in una canzone. Comunque prima o poi farò questa follia e comporrò qualcosa del genere. Comunque non è ancora arrivato il momento e anzi, visto che sono già le 22.07, procediamo con il nostro ospite di questa sera. Ciao Massimiliano! Ciao, buonasera, buonanotte a chi sta per andare a dormire e buon lavoro a chi sta andando a lavorare.
Bellissima questa presentazione, non ci è mai capitato un ospite che si sia presentato veramente così bene, complimenti! Grazie, bon, la mia performance è praticamente finita qua, da adesso in poi sarà un disastro. No, allora, tu fai parte di una band che si chiama Suave, giusto? Suave, esatto. Ma no, come si pronuncia? Suave o Suave? Suave, perché è all'inglese. Tu lo pronunci alla spagnola, ma va bene, lo stesso, tanto esatto. Significato identico, quindi non è, cioè, quello è Suave, e quindi il significato è uguale. Noi abbiamo cercato questo nome per contrapporlo un po' al genere che facciamo, che è un rock, hard rock melodico, e quindi abbiamo contrapposto questo significato molto dolce, molto gentile rispetto a quello che è la roccia del rock, quindi. Ecco, infatti io quando ho letto il vostro nome, cioè, sinceramente, ma io non ho pensato proprio ad un genere rock, anzi io pensavo qualcosa tipo un po' di latino, sinceramente. Poi ho visto le foto, ho ascoltato la musica e mi sono veramente chiesta perché avete scelto questo nome, quindi perché vi chiamate Suave? Proprio perché ho la contrapposizione lì, cioè per dare un significato completamente diverso al genere che in realtà proponiamo, no? Cioè per far vedere che comunque una medaglia ha sempre due facce, e non è detto che l'una sia l'opposto dell'altra, no? Un po' lo yin e lo yang, insomma, esatto. La contrapposizione di due cose a volte può creare qualcosa di positivo, come è stato in questo caso. Ecco, infatti la cosa che più mi ha colpito del vostro progetto musicale è il fatto che, ascoltandovi, a parte appunto lo shock tra il nome e il genere musicale, proprio è stato il fatto che, ascoltando i vostri pezzi, io pensavo che voi foste molti di più, tipo 5, 4, e invece voi siete solo in due. Esatto, il progetto originale dei Suave sono due persone, siamo io, Massimiliano Lazzarato, e il Gianluca Ratel, Luca Ratel, che collaboriamo assieme da adesso ormai sono qualche anno per questo progetto, e ci conosciamo da 25 anni, se non qualcosina di più. Avevamo già avuto una collaborazione nei primi anni 90 con un progetto di rock italiano, avevamo già fatto un disco, e poi vabbè, le nostre strade si sono divise perché avevamo necessità diverse di a livello sia compositivo che a livello di espressione, e poi ci siamo ritrovati appunto 5-6 anni fa. Luca aveva delle canzoni nel cassetto e me le ha fatte sentire, mi sono piaciute moltissimo, e di lì è nato questo progetto. Io mi sono messo a lavorare sugli arrangiamenti, sulla registrazione delle parti strumentali, Luca poi ha finito i testi assieme anche alla collaborazione di una ragazza, Stefania Favaretto, che ha contribuito con Luca a scrivere alcuni dei testi, ed è venuto fuori questo demo, che poi è diventato un disco dopo che alcune case discografiche si sono interessate. Poi vabbè, la scelta è finita su Area Sonica, che ci è sembrata quella più adatta a proporre il nostro prodotto, e così adesso ci ritroviamo qua, insomma, a parlarne. Esatto. Voi siete, appunto, a parte che, cioè, siete in due, ma fate casino per quattro, quindi già comunque partiamo bene, perché veramente anche dalle foto a me sembrate due tipi molto tranquilli, invece siete dei rocchettari scatenati. Sì, diciamo che ci cerchiamo di essere due rocchettari scatenati, sì, no, nel senso che comunque il genere è quello, sì. Alcuni pezzi sono parecchio tirati, alcuni sono abbastanza carichi, altri invece sono molto dolci, molto, un po' sono quello che si diceva prima, le due facce della medaglia messe assieme su questo disco. Esatto, anche perché comunque cioè, voi comunque siete, come hai detto prima, un po' lo yin e lo yang, cioè avete questa cosa di compensazione, no? Siete complementari, voi vi compensate, uno scrive e l'altro suona. avete questa sorta di anche mi è sembrato di capire, appunto, da come parlavamo prima dietro le quinte,
che siete anche un po', tra virgolette, rivali, no? Avete comunque due caratteri molto forti, diciamo che vi, è quasi un modo vostro, personale, di spronarvi a vicenda per fare un progetto comunque di alta qualità. Diciamo sì, effettivamente siamo complementari, abbiamo due caratteri molto forti, abbiamo due modi diversi di vedere le cose su tantissime cose, però ci troviamo molto bene e senza troppe parole a creare quello che è la musica, nel senso che sia io che Luca scriviamo, sia io che Luca siamo dei grossi ascoltatori di musica e quindi cerchiamo ogni volta che si tratta di buttare giù un pezzo, di convogliare tutto quello che siamo noi, anche il nostro vissuto, diciamo, di musicisti, cercare di convogliarlo all'interno dei pezzi, senza mai però forzarsi la mano, cioè non vogliamo mai, cerchiamo sempre di dare quello che abbiamo dentro più che di cercare qualche cosa da dare, mi spiego meglio, cioè cerchiamo più di fare qualcosa per noi piuttosto che qualcosa che piace agli altri. Certo. Poi se le due cose riescono a confluire in un pezzo che poi è buono per tutti, ben venga. Diversamente prima cerchiamo di soddisfare il nostro lato compositivo e creativo, che per noi è la cosa più importante. E pensi che questa cosa sia cambiata nel tempo? Cioè che magari da giovani eravate più... propensi magari ad accontentare il pubblico oppure siete sempre stati così? Ma allora, siamo sempre stati così, abbiamo maturato il nostro modo di approcciare l'arrangiamento e la composizione, ovviamente crescendo e ovviamente facendo vari tipi di esperienze diverse. Tu considera che Luca ha fatto tutta una parte di carriera proprio dedicata al rock e l'hard rock più vero, cioè ha fatto anche parte di una cover band ufficiale degli Europe, ha avuto occasione se non sbaglio in un raduno dove erano presenti anche gli Europe di cantare con gli Europe, quindi ha fatto un certo tipo di esperienza. Io invece mi sono buttato su quella che è poi la mia passione, che è sempre stata la mia passione, quella del prog, della musica cantautorale un po' particolare. Quindi io ad esempio ho collaborato con un cantautore svizzero, Davide Buzzi, con cui ho suonato alcune volte in Svizzera, ho fatto una bellissima esperienza in Albania, alcune date in Albania, quindi il nostro percorso musicale è sempre stato piuttosto diverso, però poi l'abbiamo sempre fatto convogliare nella passione grande che abbiamo, che è quella del rock principalmente, poi del fatto che, non so, abbiamo questa specie di alchimia, questo, boh, chiamiamola tra virgolette magia, certo, senza scomodare troppo, insomma, parole altisonanti, però abbiamo questo modo di approcciarci l'uno nei confronti dell'altro quando componiamo, quando scriviamo e quando arrangiamo, che ci dà soddisfazione, che ci fa star bene, ci fa sentire bene. Ok, e allora... abbiamo una domanda per te dalla chat di Radio Science. Finalmente è tornato Biscottino. Ciao Biscottino, ti aspettavamo con tanta gioia. Questo ascoltatore si firma sempre come Biscottino. Noi non sappiamo chi sia, non sappiamo se sappiamo che è maschio perché sennò sarebbe stato Biscottino, però non sappiamo chi sia questa persona. Però ci è piaciuto sempre tantissimo il suo nickname e quindi io sono veramente contenta quando leggo in chat Biscottino. Allora, ti scrive: il genere si è capito, ma voi da chi prendete ispirazione? Da tantissimi gruppi, soprattutto il sottoscritto, cioè soprattutto io sono... Allora, partiamo dal principio, ho iniziato ad ascoltare musica da piccolo, un po' come tutti, e i primi ricordi sono, adesso Biscottino riderà, ma i primi ricordi sono Gianni Morandi, Scende la pioggia, queste cose qua, con mio papà e mia mamma in macchina a cantare a squarciagola queste canzoni. Poi di lì sono passato a godere io della musica in maniera attiva, è il primo disco che ho comprato nel 76-77, adesso non mi ricordo bene, ovviamente accompagnato dalla mamma perché ero piccolo, è stato Rock and Roll Over dei Kiss. E di lì è partita la mia passione per il rock, poi
mi sono fatto prendere dalla musica elettronica, ho incominciato ad ascoltare i Rockets negli anni 80, poi i Kraftwerk, e poi dopo ho incominciato con la musica progressive, Genesis, i Marillion, insomma, sono un po' una, come si può dire, una multipersonalità dal punto di vista musicale, quindi per me l'ispirazione viene da tutto quello che ho ascoltato nel corso degli anni. Difatti nel disco ci sono contaminazioni appunto di musica elettronica anche abbastanza spinta, con dei loop ovviamente sempre mixati e messi a posto assieme al resto della musica, c'è molta acustica, c'è un po', c'è del prog, ci sono tastiere classiche anni 70, c'è un po' proprio tutto un mondo che deriva da tutto quello che ho ascoltato e che di cui ho passione ancora adesso, cioè io ancora adesso ascolto di tutto cerco di digerire di tutto, a volte e sono anche un grande acquistatore di CD, senza prima, magari a volte anche senza prima ascoltare le anteprime, quindi ho comprato anche delle cose che definire orribili è poco, però diciamo che no, scherzo. Diciamo che comunque cerco di trarre ispirazione e soprattutto di soddisfare la mia sete di conoscenza musicale in qualsiasi modo possa farlo. Spero di aver risposto a Biscottino in maniera esaustiva. Esatto, io penso di sì. Adesso Biscottino vedremo se ci risponderà, speriamo che sarà addormentato nel frattempo perché sono stato prolisso. No, ma hai fatto bene, si vede che questo argomento ti appassionava particolarmente. Sì, io sono molto appassionato proprio dell'ascolto della musica e una delle cose che preferisco, oltre, vabbè, suonare mi piace, però quello che mi piace di più della parte creativa della musica è tutta la parte di arrangiamento, la parte di ristrutturazione del brano in base a quelle che sono poi quello che secondo me è quello che funziona meglio per il brano. Ok, allora, Biscottino, vabbè, veramente risposta, ha detto più che esaustiva. Comunque, se non mi spingo troppo in là, quanti anni hai? Diciamo che ne ho appena compiuto appena da un paio di mesi 50 anni, quindi sono una persona di mezza età. Beh, anche se 50enne magari... rocchettaro, così ci piaci, Massimiliano. Tra l'altro, vero, rock veramente fino al midollo, però stasera tisana, divano, gattino, giusto? Diciamo che io ho una grande fortuna, che è quella di avere il piccolo studio di registrazione in casa, quindi sono diventato un rocchettaro casalingo. Bello, bellissima questa definizione, mi piace. Diciamo che il trascorso di rocchettaro c'è, diciamo anche le esagerazioni del rocchettaro ci sono state, adesso sono una persona, insomma, abbastanza adulta, anche se comunque amo continuare a fare musica e a suonare rock, qualsiasi cosa mi capiti di suonare, di cui ho passione, però sono anche un papà e sono anche, insomma, diciamo così, un pochettino, almeno nei confronti della bambina, un pochettino più posato. Mia figlia ha 4 anni e mezzo, quindi insomma. Dai, puoi sempre farle ascoltare un po' di musica rock. No, ma difatti, sì, guarda, ti racconto un aneddoto. Adesso c'è stato un periodo che Luca veniva sempre a casa, perché poi l'album l'abbiamo registrato qui a casa da me, nel mio studio, e quindi quasi tutte le settimane veniva, si ascoltava gli arrangiamenti, si modificava qualcosa, cantava un pezzo piuttosto che un altro, insomma, ci siamo visti per un certo periodo. Poi è uscita questo cosa, mia figlia ha incominciato ad ascolticchiarlo in macchina quando ascoltavamo i primi demo, così. Poi un bel giorno mi fa, era un po' che Luca non veniva, e ci vedevamo io e lui ad Asti a provare in sala prove, ma qui non veniva. Mi fa, ma Luca non viene? Gli ho detto, guarda, prima o poi verrà. No, perché volevo parlargli. Mia figlia ha 4 anni, ma parla, è una radiolina che non si stacca mai. Mi fa, perché volevo parlargli? Perché adesso dobbiamo fare una canzone io e lui.
E io gli ho detto, vabbè Rachele, quando arriva ne parliamo. E ho detto, ma io cosa faccio? E lei mi fa, no, tu guardi, tu ascolti, perché io sono più brava di te. E gli ho detto, vabbè, bisogna vedere cosa ne pensa Luca. E lei mi ha detto, no, ma tanto Luca canta soltanto, quindi lui deve accettare quello che voglio fare io. Ho detto, va bene, poi parlane con lui. Quindi mia figlia ha già le idee chiare su quello che vuole fare. Eh sì, è già una rocchettara anche lei nell'animo. Guarda, l'importante è che sia tranquilla e contenta di quello che fa. Lei si diverte come una matta, per fortuna in casa, sai, abbiamo strumenti, pianoforte, quindi lei insomma vive sempre a contatto con la musica e quindi ha anche possibilità di esprimersi anche con la sua trombettina d'aria, fare un po' di chiasso per la casa, insomma. No, bello, bella questa cosa, mi raccomando ascoltatori, non comprate smartphone ai vostri figli, comprate strumenti musicali, questo è il consiglio di Priscilla. Ah sì sì, lei c'ha il suo ukulele, c'ha il pianoforte, c'ha il microfono con sopra Frozen, c'ha le sue ma è giusto che sia così, insomma. Bellissimo, no, anche secondo me è molto giusto che sia così, perché comunque i bambini devono divertirsi. E penso che lo smartphone, almeno questo è il mio pensiero personale, poi magari tanti non condivideranno, però io penso che lo smartphone non sia lo strumento giusto per dei bambini, soprattutto non sia lo strumento giusto per imparare, e penso che quello che puoi imparare da uno strumento, dallo stare insieme alle persone, da fare altre attività, che sia la danza, calcio, quello che ti pare, però credo che sia un'attività di gran lunga superiore a quello di stare davanti a uno smartphone. Poi è vero, allo smartphone si può leggere, si possono vedere video istruttivi, insomma, tante cose, però comunque il modo in cui uno sviluppa anche le capacità intellettive, secondo me suonando, facendo uno sport, ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo, a sviluppare comunque anche delle capacità a livello di memoria, di intelligenza, cioè è tutta un'altra cosa, quindi io consiglio sempre di regalare uno strumento, non necessariamente ci sono strumenti che costano tanto, l'ukulele costa poco, ci sono tastiere piccoline per iniziare che costano veramente poco, il flauto e le chitarre che costano 50 euro ce ne sono, quindi a volte penso che ci siano anche tante scuse da parte di alcuni genitori del dire no, ma lo strumento poi costa, però poi si spende 200 euro, 300 euro per uno smartphone quando va bene, perché ci sono anche quelli che costano di più, quindi vabbè. Guarda, condivido, ti dico, noi nostra figlia, vabbè, noi cerchiamo di come tutti i genitori di fare del nostro meglio, perché purtroppo è uno dei mestieri, forse certo, il mestiere più difficile che ci sia. E, se vogliamo chiamarlo mestiere, ma ad esempio Rachele, mia figlia abbiamo sempre cercato di coinvolgerla nella lettura, nella musica, nel disegnare, poi sceglie lei che cosa fare. Certo. E anche le volte in cui magari prende in mano il mio telefono, prende in mano l'iPad, così, allora lo guardiamo assieme, lo facciamo assieme, magari disegna, oppure andiamo a vedere le canzoni dello Zecchino d'Oro o le canzoni su YouTube, eccetera, eccetera. Cioè cerchiamo sempre di fare in modo che lo strumento che usa, che sia magari anche solo un tablet o che sia un libro, diventi un motivo per farsi delle domande, per fare, insomma, per cercare di evolversi usando piuttosto che subendo lo strumento, no? Perché poi tutte le cose sono malvagie, tra virgolette, e tutte le cose sono buone, no? Tutte le cose sono brutte, tutte le cose sono belle. L'importante è usarle nel modo giusto, no? Perché certo, se tu anche un libro non lo usi per quello che è, ma lo usi magari in maniera costringendo il bambino o costringendo te stesso, anche parlando di adulti, cioè il libro deve essere un piacere, non deve essere leggo perché, non lo so, perché tutti lo fanno e allora devo leggere anch'io. Bisogna sempre approcciarsi in una maniera costruttiva nei confronti dello strumento, qualsiasi sia, che sia uno strumento musicale, che sia uno strumento come un libro di cultura o quello che è, insomma, l'importante è quello. Ok, infatti, io sono assolutamente d'accordo con te. Allora, tornando alla musica, dopo che abbiamo fatto questa breve parentesi, però era bella la conversazione e il modo in cui stava andando,
e spero che voi a casa abbiate condiviso con noi questa conversazione. Se avete delle osservazioni riguardo a quello che abbiamo appena detto, cioè il mondo della tecnologia con i bambini o gli strumenti musicali, le attività extrascolastiche, fatecelo sapere, vogliamo le vostre opinioni. Allora, io quello che invece volevo chiederti è che comunque voi vi ispirate a un genere musicale molto molto complesso, e quindi intanto penso che bisogna essere dei bravi musicisti per fare questo genere, e quindi poi mi dirai tu se ti reputi un ottimo musicista oppure no, per me lo siete comunque. Cioè, come vi è nata questa passione per questo genere musicale così forte e così complesso, tra l'altro? Penso che ci siano anche delle canzoni, cioè io faccio per esempio un po' fatica sinceramente ad ascoltare, soprattutto il progressive, che è molto secondo me complesso da capire, cioè va ascoltato veramente tante tante volte, almeno io faccio fatica, poi mi illuminerai tu, Massimiliano. Allora, la complessità del progressive va semplicemente digerita, no? È una questione di abitudine all'ascolto. Faccio un esempio che non c'entra col progressive, ma appunto perché ci sono generi musicali molto complessi. Per esempio, se tu prendi la musica elettronica, intesa come, non come quello che viene chiamato adesso EDM, quindi la musica elettronica, diciamo quella che poi viene applicata per la musica da ballo, discoteca, ma parliamo di musica elettronica tipo Klaus Schulze, Tangerine Dream, primi Tangerine Dream, dove una canzone durava il lato A e il lato B di un vinile. Klaus Schulze era uno dei primi membri fondatori dei Tangerine Dream, ed era uno che inventava il suono, cioè costruiva il suono, costruiva lui i synth. O prendiamo per esempio Vangelis, c'è un album di Vangelis che si chiama Beburg, che anche lì è un'unica suite, quindi un unico pezzo di circa una quarantina di minuti, e sono effettivamente difficili da mandare giù. E secondo me quello che ti avvicina o comunque ti aiuta a comprendere di più un genere e il cercare di trovare quello, diciamo, che ti incentiva all'ascolto. Per esempio, a me nella musica elettronica piace la costruzione del suono, mi piace come un suono viene mixato, come viene creato, come vengono usati i vari parametri. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico perché sennò diventa una cosa pesante, però come vengono usati i vari parametri dei sintetizzatori, come vengono diciamo miscelati questi parametri, e mi piace poi soprattutto alcuni, quelli che nella musica classica si chiamano ostinati e che esistono anche comunque in tantissimi altri generi, come vengono usati anche quelli all'interno di del contesto di un brano e trascinati per tutto il pezzo, non dando mai la sensazione di ripetitività. Nel prog mi piace soprattutto, mi piace tanto il prog, quello classico tipo Genesis, tipo Yes, cioè il prog che è nato negli anni 70, ma mi piace soprattutto l'utilizzo dei tempi dispari, l'utilizzo di tutte quelle soluzioni armoniche che non sono proprie del rock, ma che sono più proprie di generi un po' diversi, come il jazz, o anche solo magari appunto quello che poi è stato usato nel prog, non so, faccio solo una piccola parentesi tecnica, quindi non so, magari una sostituzione di dominante, insomma, mi piace queste sfumature, e mi incentivano sempre di più ad ascoltare la creatività di questi gruppi. Non nego che alcuni gruppi hanno avuto, non faccio i nomi perché insomma, però alcuni gruppi hanno avuto magari dei momenti altissimi e poi hanno incominciato a parlarsi addosso, e quindi poi non diventano più troppo interessanti, no? Però insomma, hanno magari fatto un periodo in cui hanno avuto un apporto notevole a quel genere piuttosto che a quell'altro, poi purtroppo a volte capita che
la vena creativa sfugge oppure parte la vena economica, e quindi si produce un album all'anno, e per certi generi un album all'anno, insomma, bisogna, è difficile avere sempre così tanto, certo, da dire e dirlo sempre bene, perché insomma tenere alta la tensione e l'attenzione non è così semplice. E anche per il jazz ci sono delle cose che sono capibilissime, affrontabilissime, e altre cose invece che sono particolarmente complicate. E per esempio io in certi tipi di jazz non mi piacicchiano, però non riesco a sentirli più di tanto, non li capisco più di tanto, ma perché la mia cultura musicale probabilmente ha un limite, e questo limite comunque uno deve anche accettarlo. Ciccoria, ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo, altre che sinceramente, soprattutto quando fa l'acoustic band, quindi quando fa la parte acustica, che digerisco un po' meno, insomma, non so se sì. Hai presente, cioè, sono comunque generi molto molto complessi, però diciamo che il bello è anche questo, il fatto di magari riascoltarli più volte, cercare di capire, e a volte è difficile capire, a volte non si capisce mai, però penso che gli ascoltatori, soprattutto in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, siano abituati ad ascoltare cose molto semplici, e che quindi bisogna invece sforzarsi di capire o comunque di ascoltare ciò che non riusciamo a capire a primo impatto, perché la bellezza è proprio quella, che poi li riascolti mille volte e non ti stancano mai. Esatto, sì, e poi ci sono comunque, cioè, a prescindere, non bisogna, secondo me, poi ognuno ovviamente, giustamente, esiste il libero arbitro, ognuno pensa come vuole, certo. Però secondo me non esiste la musica brutta o la musica bella, esiste la musica. Poi che qualcosa ti arrivi in un certo modo, qualcosa non ti arrivi, è una questione poi di cultura personale, di voglia di ascoltare. Diciamo che chi cerca qualche cosa non si accontenta di certi generi, chi invece magari la musica la, tra virgolette, subisce, non nell'accezione negativa del termine, però non è un appassionato, quindi non va a cercare le cose e si accontenta di determinate cose. Considera che, per esempio, adesso farò un esempio sciocco, però ad esempio i Backstreet Boys, Take That, queste boy band che hanno fatto un'epoca, no? Insomma, certo, hanno fatto anche un grandissimo successo, commerciali, pop, tutto quello che vuoi. Però se andiamo a cercare e andiamo a sentire bene un pezzo di Backstreet Boys piuttosto che dei Take That, si va a sentire come è stato mixato, come è stato costruito, quel suono al momento giusto, quella terza sulla voce studiata per creare quel tipo di tensione, cioè ci sono dei capolavori. A prescindere dal fatto che poi uno dica sì, no, però i Genesis sono meglio, i Deep Purple sono meglio, chi se ne frega, cioè parliamo di come è stata costruita la musica, ci sono delle cose veramente belle, poi può piacere o non piacere il genere, io non vado matto né per i Take That né per i Backstreet Boys, però ci sono delle cose che sono veramente eccezionali, cioè delle cose che sono secondo me stupende, fatte benissimo, e che potresti riusare in un qualsiasi genere, mm-hmm. Perché magari hai lo spunto, no? Basti vedere, faccio un altro esempio, i Toto per esempio, no? Sono tutti session man, quelli che sono ancora vivi, session man che hanno suonato, ad esempio Steve Lukather, il chitarrista, ha suonato nel disco di Olivia Newton-John, Physical, dove c'è appunto il single Physical, che non mi ricordo come si chiama il disco. Cioè, comunque parliamo di musicisti con un background culturale, tecnico spaventoso, che suonano in quei dischi, quindi vuol dire che quei dischi qualcosa di buono ce l'hanno. Cioè non è tutto da buttare e neanche tutto da prendere per oro colato, quindi insomma. È vero, è vero. Allora, allora, dove siamo arrivati? Biscottino ti ha risposto sulla domanda che non ho riferito il commento che ha fatto, perché comunque stavamo andando su un'altra discussione, ma comunque sì, visto che mi è capitata sotto mano adesso la risposta,
Dopo, quando tu gli hai detto quanti anni avevi, ha detto: dalla voce non si direbbe proprio, complimenti, è vero. Grazie, grazie. Allora... cerco di mantenermi nel freezer quando non ho visto. Sta. Poi quest'anno guarda che ti è andata bene perché l'inverno si è anche prolungato, quindi... sì, infatti proprio benissimo, benissimo, guarda. Allora, io, caro testa di caso, direi di mandare un brano per spezzare un po' questa intervista, così anche i nostri ascoltatori ascoltano un po' di musica questa sera, visto che sono le 22.37, questa conversazione sta volando, questa serata sta veramente volando. Quindi, caro testa di caso, non so se hai pronto un brano da farci sentire. Mia cara Priscilla, ho sempre pronto qualcosa. Ahimè, spiace ovviamente che non è del nostro ospite, purtroppo. Come tu avevi già accennato, mi pare, esatto. O forse no? Allora, non l'ho accennato, ma effettivamente è così. Purtroppo non possiamo farvi ascoltare i brani dei Suave, ma li posteremo tra qualche istante nella chat di Radio Science e sotto i commenti della diretta di Radio Science, appunto, su Facebook. Quindi ascolteremo delle altre canzoni di un genere peraltro sempre rock, quindi il tema è molto rocchettaro questa sera, quindi vai testa di caso con i brani da passare, io non so. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ho fatto tutto io. Bravissimo. Beh, io non voglio dire nulla e anzi dico solo buon ascolto. A frappè! Yeah!
Buonasera, bentornati qui su www.radiosaiuzzi.it. Come sempre siamo in diretta, direttissima, sia sul nostro sito web, su tutte le radio che elenca Testa di Caso e sulla diretta Facebook. Avete appena ascoltato un brano che non è De Suave, ma di un'altra band, perché purtroppo non possiamo trasmettere i brani De Suave, perché noi possiamo trasmettere solo con licenza Creative Commons, ma vi ho postato poco fa i link di un videoclip che hanno fatto i Suave, quindi mi raccomando, ascoltate e fateci sapere cosa ne pensate. Allora, intanto, mentre ascoltavamo questa bella canzone, un anonimo ci ha scritto: cari Suave, avete qualche live imminente? No, al momento no, perché, allora, dunque, come si diceva prima, siamo fondamentalmente un duo. Stiamo finendo la formazione, quindi abbiamo inserito già un bassista, e venerdì iniziamo a provare con un batterista e stiamo contattando dei tastieristi e al momento siamo in fase di formazione. Penso che nella migliore delle ipotesi i primi live saranno comunque a ridosso dell'estate, non prima, perché comunque diciamo che quello che è successo al nostro, tra virgolette, demo era assolutamente inaspettato, quindi non ce l'aspettavamo che facesse, tra virgolette, insomma, questo successo, cioè che comunque avesse questo lancio di discografico, eccetera, certo, eccetera. Quindi sapevamo che il prodotto era buono perché ci piaceva tanto e sapevamo che poteva venire fuori qualcosa, ma non sapevamo che potesse succedere così in fretta. Quindi ci siamo un po' sottovalutati, ma come credo che è giusto che sia così. E adesso stiamo completando la formazione e ci impieghiamo tanto perché cerchiamo non turnisti, quindi non gente che viene pagata per suonare, ma cerchiamo qualcuno che sia disposto a collaborare con noi nell'eventualità di un prossimo disco o comunque di progetti che possono dare, diciamo, libero sfogo a tutti, quindi ognuno porterà il suo contributo e per quello che ci stiamo impiegando così tanto a cercare degli strumentisti. Ok, allora, visto che non abbiamo ancora parlato, voi comunque avete fatto uscire da poco un nuovo album, giusto? Sì, esatto, e in questo caso è il primo proprio nostro album di me e Gianluca. È uscito un singolo a dicembre di quest'anno, un singolo che, diciamo, preannunciava l'uscita poi dell'album, il singolo che si chiama Farther Away From Here, che anche questo c'è lì il videoclip su YouTube. È un brano un po' particolare perché affronta il tema della solitudine e della depressione e in questo videoclip ha recitato un nostro carissimo amico che si chiama Sergio De Jesu, che vive e lavora in Cina, fa anche l'attore ed è prestato per fare, diciamo, il protagonista di questo video. E adesso a metà marzo è uscito l'album in contemporanea ad un nuovo singolo che si chiama Living in Memory, che questo invece diciamo è la storia di un rapporto finito in cui uno dei due, vabbè, in questo caso il videoclip fa vedere chiaramente un uomo, ma può essere benissimo girato nei confronti di una donna, fa fatica a dimenticare questo rapporto e a darsi una ragione del fatto che sia finita. E in questo caso abbiamo dato completamente carta bianca al regista, gli abbiamo spiegato che cosa volevamo come video, che tipo di mood volevamo, e lui ha avuto completamente carta bianca sia nella scelta degli attori che nella scelta delle luci, nella scelta dei colori. E i nostri diktat erano appunto la storia e poi che noi apparissimo molto molto in disparte, cioè noi nelle nostre canzoni noi siamo i narratori, no? Diciamo, l'album sono praticamente 11 storie, una diversa dall'altra, 11 racconti diversi di vita, e noi siamo quelli che raccontano. Quindi sia nel primo video, Farther Away From Here, che
nel secondo, e noi siamo proprio marginali, cioè compariamo ogni tanto, ma non siamo i protagonisti. I protagonisti sono quelli che devono far capire di che cosa parla il video, e quelli che devono dare, diciamo, il libero sfogo alla propria recitazione e alla propria creatività su quell'argomento. Vedo che... Sì, dimmi, scusami. No, cioè, avevo finito. Era un così, sai quando... Non sei, appunto, dicendo, essendo di mezza età, mi è rimasto un coso. così. No, perché pensavo, ho sentito una mini pausa, allora stavo già entrando con la prossima domanda. No, va bene, va benissimo, dimmi. Allora, cari ascoltatori, voi che ci ascoltate o chi non comunque ci ascolta da poco e quindi magari non lo sa, noi trasmettiamo da città diverse, perché io sono in provincia di Modena, testa di caso anche, però la sede della radio è a Treviso, quindi ci sono varie sedi. E il nostro ospite, tu mi hai detto che sei a Torino, no? Giusto? Io sono praticamente in un paesino che si chiama Govone, in provincia di Cuneo, e quindi sono tra Asti e Torino, insomma, sono vicino a Torino, diciamo così. E, quindi noi non ci vediamo praticamente, noi intervistiamo tramite i potenti mezzi di internet, di Skype e quant'altro, quindi... a volte capita di accavallarsi, ma semplicemente perché non vedendoci non si riesce a capire molto bene quando uno fa una pausa o quando uno ha finito di parlare, quindi è un po' complesso fare le interviste sì, così. Nel frattempo ho perso la domanda che volevo farti. Ah no, adesso sì che me la ricordo, perché ho ripreso sotto il foglio che avevo. Ho visto che comunque il vostro album è stato accolto in maniera positiva, perché Radio Coop vi ha recensiti dicendo appunto che avete un mondo sonoro che spazia tra melodie pop e sonorità decise e granitiche, che avete un background hard rock che spazia dagli anni 80 agli anni 90 con tocchi occasionali di grunge, quindi con una descrizione molto precisa, dettagliata. E dice: tutto avvolto da un velo di malinconia che rende il materiale più affascinante, nel complesso appunto un buon lavoro. Quindi è un album che comunque ha avuto delle recensioni molto positive, giusto? Sì, delle recensioni che ci hanno fatto anche molto piacere, anche da parte per esempio del Megafono, di Emanuele Foti, un giornalista tra l'altro di cui ti parlavo fuori onda, che stavamo, e una bellissima anche recensione da parte di Metalheads, che è proprio una fanzine del settore proprio di hard rock e di heavy metal. No, le soddisfazioni stanno arrivando e ci fanno tanto piacere, perché vabbè, io sono già uno che non è mai contento, quindi io, forse per me, dovessi rimettere le mani sui pezzi, li farei di nuovo in maniera diversa, ma è normale, cioè, diciamo che c'è sempre un'insoddisfazione di fondo, perché cerchi sempre di migliorarti, no? E quindi cerchi certo. Sempre di alzare l'asticella per arrivare ad un obiettivo migliore. E, le recensioni sono positive, le cose che ci fanno più piacere è che comunque tutte quante riconoscono una certa riconoscibilità della nostra identità, cioè che il nostro genere, cioè, abbiamo creato un sound che proprio si accosta a noi, cioè che siamo riconoscibili per il nostro sound, ed è una cosa che ci gratifica parecchio, perché come ti dicevo appunto sono 11 storie, sono molto diverse, perché andiamo dalla canzone che inizia con l'ukulele alla canzone col pianoforte, alla canzone con l'orchestra, c'è un po' di tutto, ma c'è sempre questa identità rock malinconica che è soprattutto il sound che uniscono e fanno diventare un racconto unico questi 11 racconti, queste 11 canzoni. Ok, caro testa di caso, non so di tutta questa conversazione che abbiamo avuto se hai in mente qualcosa da chiedere anche tu a Massimiliano Dei Suave.
guarda, Bici, io continuerò a chiamarli sempre Suave, scusate. Ma sì, va benissimo, non c'è nessun problema. Guarda, ti dico, è veramente un piacere sentirlo parlare, anche perché veramente ha questa voce particolare, come dire, così, che mi mette a proprio agio, che rapisce effettivamente. Domande effettivamente no, perché comunque è stato molto esaustivo. Ah, io ho una domanda, ecco, a proposito, ecco, di voce, che mi è fatto venire in mente, ma Gianluca canta veramente, veramente, ma veramente bene. Gianluca è veramente bravo, ma proprio bravo, bravo, bravo. Ha una voce veramente che spacca, cioè proprio al primo ascolto sono rimasta veramente a bocca aperta, perché è veramente una voce che non ti aspetti, e, è proprio... Sì, è proprio, non so neanche io come poterla descrivere, perché è veramente pazzesca, proprio ti ribalta dalla sedia mentre stai ascoltando il brano, è veramente qualcosa di pazzesco, e cioè, una persona con una voce così dovrebbe farlo proprio di mestiere e cantare tutti i giorni. Magari riuscissimo. Sì, Luca ha una voce molto particolare, molto bella, e ha anche un bellissimo modo di scrivere. Cioè, Luca ha veramente un dono nello scrivere. Io scrivo anch'io, e quindi so riconoscere quando uno è bravo, cioè nel senso che dico, caspita, lui... Tu gli fai un giro d'accordi, lui ti tira fuori 4-5 melodie, una più bella dell'altra, e proprio ce l'ha nel sangue. E poi ha anche questo strumento che è la sua voce, che va proprio a pennello su quello che scrive. Cioè, pezzi, quando senti un pezzo, per esempio Between the Sky and Ground, che è uno dei pezzi che più mi piacciono dell'album, quando l'ho sentito la prima volta cantato in finto inglese, così biascicato, insomma parlicchiato così, mi ha fatto impazzire. Cioè, proprio la lirica, il modo di scrivere, poi quando appunto l'ha cantato nella fase definitiva, quasi mi perdevo ad ascoltarlo mentre cantava, che stavo registrando la sua voce, perché effettivamente ha dei timbri bellissimi. Sì, io sono molto contento di lavorare, di collaborare con lui. No, poi comunque avete fatto un lavoro molto professionale, mi è piaciuto molto ascoltare i vostri pezzi, e è un genere che effettivamente potrebbe sembrare un po', permettimi il termine, datato, perché magari adesso si sta andando su un altro mondo musicale completamente opposto al rock, però voi siete riusciti comunque a renderlo molto attuale, dalla voce, ai testi, proprio il tipo di musica, anche gli arrangiamenti che avete fatto, secondo me sono anche molto originali, quindi veramente complimenti, perché avete fatto un bel lavoro, siamo contenti che comunque voi abbiate avuto recensioni positive, perché ve le meritate tutte. Ti ringrazio. Ti ringrazio, grazie. A noi fa molto piacere il poterci, insomma, avere qualcuno che ci ascolta quando raccontiamo di noi. Poi è una delle cose più belle, no? Cioè, il potersi raccontare e il poter dire ho fatto questa cosa qui, sono contento che vi piaccia, insomma, per me quella è la più grande soddisfazione. Tra l'altro avete appunto fatto due video, che uno si chiama Living in a Memory e l'altro Farther Away from Here. Esatto, sì. E tra l'altro tutte e due è comunque un gran successo, perché hanno avuto molte visualizzazioni, quindi veramente complimenti vivissimi, perché vedo che comunque avete più o meno sulle 5.000-6.000 visualizzazioni, quindi complimenti. Sì, abbiamo... Sì, poi... Diciamo che noi anche stiamo cercando, insomma, io ho condiviso i videoclip su vari gruppi di Facebook, dove si ascolta musica rock, insomma, quindi diciamo che soprattutto in America Latina, in America, insomma, in India anche, perché comunque è un genere, l'Italia forse è un po' meno avvezza a questo tipo di genere, parlo diciamo, del grande pubblico. Vero. Nella nicchia ci sono tantissimi appassionati di questo genere qui, però è più un genere d'oltreoceano, ma anche proprio anche le liriche e il modo di scrivere di Luca sono molto diciamo anglosassoni, cioè sono più, sì, più che inglesi sono più americane, vero.
modo di scrivere, e questo comunque fa sì che i pezzi siano più preferiti magari da un pubblico abituato a un certo tipo di genere, diciamo, anche di sonorità. Vero, sì. Vero. Il rock, diciamo che in Italia si è un po' perso, forse, non so se, in realtà forse non siamo mai stati comunque una patria da rock puro, però negli ultimi anni soprattutto, ma credo che questa sia un po' una tendenza anche mondiale, si è un po' perso l'aspetto rock, si sta andando proprio su altri generi musicali, però il rock non è morto, c'è sempre qualcuno che seguirà, certo, e che avrà sempre questa vena rock, e soprattutto un rock vero e non pagliacciate varie che scimmiottano il rock. Io non stavo facendo, è chiaro che non sto facendo nessun riferimento a band, e veramente non sto facendo nessun riferimento a band, ma sono mie riflessioni che escono fuori così, quindi se qualcuno si dovesse sentire preso in considerazione, sappiate che non sto pensando a nessuno in questo momento, quindi. Ma diciamo che è un po' il mondo della musica che in questo momento ha cambiato un po' rotta, perché è più incentrato sull'apparenza e sul fatto di fare a tutti i costi ascolti o comunque visualizzazioni piuttosto che guardare i contenuti. Anch'io non faccio riferimento a nessuno, però effettivamente è il mondo d'oggi in tutte le cose, no? Se stai a vedere è più mordi e fuggi che come era magari negli anni 80, negli anni 90, in cui è vero che era un mondo più patinato, però si guardava di più anche ai contenuti, no? Infatti sono venuti fuori gruppi come U2, gruppi, insomma, Big Country, insomma, Simple Minds, e chi più ne ha più ne mette, adesso, però effettivamente adesso c'è più, insomma, è più televisivo, tra virgolette, no? che e anche il fatto che comunque si vendono sempre meno CD, insomma, anche la stessa cosa vale per i libri, insomma, siamo un po' diventati un po' così pigrini da un certo punto, certo, di vista. È vero, è vero. Allora, visto che siamo arrivati quasi agli ultimi minuti prima della fine della trasmissione, volevo chiederti se appunto vuoi dirci quali sono i tuoi contatti, i vostri contatti della band, per potervi trovare su Facebook, Instagram, YouTube, non so, chi più ne metta, e dove possono sentire e acquistare il vostro album. Allora, noi siamo poco social. Usato questo termine. Comunque no, siamo su Facebook, c'è la nostra pagina Facebook, che è Suave Band, Suave Rock Band, scusami, comunque cercando Suave ci trovano. Non abbiamo un canale YouTube perché i nostri video sono condivisi dalla casa discografica, quindi sul canale della casa discografica, che è Area Sonica. Siamo un po' latenti, ma ci siamo anche su Instagram. Ok. Perché siamo due persone piuttosto riservate, sia io che Luca, e quindi quando abbiamo qualcosa da dire, tipo appunto oggi ho condiviso sulla nostra pagina Facebook che stasera ci sarebbe stata l'intervista, ma non siamo sempre lì a postare foto, a fare questo, cioè siamo riservati, lo so che è un controsenso per chi cerca di proporre la propria musica, però siamo fatti così, ormai insomma, cioè, ci diamo da fare, cerchiamo di fare il possibile, però. E poi dunque, l'album è su, l'album per adesso è uscito in digitale e dovrebbe uscire anche su supporto fisico, quindi su CD, però per il momento in digitale c'è su Spotify, su Amazon, su iTunes, su Deezer, insomma sulle principali piattaforme di acquisto digitale della musica, c'è tutto l'album ovviamente, e presto, non so ancora quando, perché sto aspettando l'annuncio che ci farà felice, arriverà anche il CD, quindi il supporto fisico, e questo sarà in vendita su Amazon, e poi vabbè sui vari canali distributivi della casa discografica, i negozi eccetera eccetera, quindi siamo lì. Noi abbiamo tenuto a fare anche il CD perché siamo appunto, come dicevo prima, persone che bene o male qualche annetto che fanno musica, e siamo ancora ancorati alla vecchia tradizione. Il vinile costava troppo,
E quindi abbiamo optato per il CD, il vinile magari la prossima volta. Adesso esatto. Ok, allora io direi che siamo giunti più o meno alla fine, anzi alla fine, visto che sono già le 23 scoccate da un paio di minuti, e colgo appunto l'occasione per ringraziare appunto Massimiliano per essere stato con noi. È grazie. Veramente un ospite gradito e speriamo che tu possa tornare in trasmissione a raccontarci magari di altri progetti o di altri traguardi con la tua band. E un saluto anche a Gianluca, che non è potuto essere con noi, che è il cantante appunto della band. E caro testa di caso, dimmi. Pronti? Ti colgo sempre in castagna, non ci sei mai quando... In realtà ci sono, è solo che mi perdo. Scherzi a parte, e guarda, anch'io mi accodo ai ringraziamenti per essere il nostro ospite, per essere stato qui con noi, e come ha detto il buon Priscilla, quando vorrai tornare le porte di Radio Sayut sono sempre aperte. Grazie, grazie quindi, mille. E cara Priscilla, a questo punto devo anche faccio io il saluto finale, vuoi salutare anche tu qualcuno oppure mi occupo tutto io, ecco. Allora, occupati tu, anche perché noi comunque ci rivedremo la prossima, sì. Ci risentiremo, anzi, la prossima settimana con un altro ospite. E intanto io vi saluto e lascio la parola appunto a testa di caso. Verissimo, oggi poi il 16 aprile, effettivamente, il prossimo lunedì, il 23, ci saremo ancora, quindi non mancate, miei cari radio, video, telespettatori, un po' come piace alla Priscilla. Con questo io ringrazio nuovamente il nostro ospite, ringrazio chi ci ha seguito, quindi tutto il condominio di Radio Sites, e a questo punto... A risentirci alla prossima settimana. Vi lascio quindi ai consueti programmi di Radio Salize. Con questo è tutto, buonanotte. Ciao. Ciao, buonanotte.